E ciao a tutti qui da Abel FC. Uno dei nomi che stuzzicano di più la dirigenza della Samp è quello di Luis Enrique, attaccante brasiliano, classe 2001, di proprietà del Fluminense. Ma c'è già una grandissima concorrenza con il Bologna per il talento sudamericano. Infatti anche il Bologna avrebbe sondato il calciatore brasiliano per capire le possibilità e fare un'offerta ufficiale. Quindi l'esterno d'attacco, capace anche di giocare come prima punta, sarebbe finito nel mirino dei due club italiani che osservano gli sviluppi e studiano le prossime mosse da fare. Il calciatore è molto giovane e potrebbe esplodere definitivamente proprio in Serie A. Sia la Samp che il Bologna hanno bisogno in questo momento di cambiare lì davanti per le poche certezze di chi c'è ora. Il classe 2001 potrebbe essere un'ottima soluzione anche low cost da investire sugli 5-6 milioni e poi fare una grossa plusvalenza tra due stagioni. Ma chi è Luis Enrique? Può essere il calciatore giusto per questi club? Può far bene in Serie A? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e la sua carriera finora, ma prima di partire mi raccomando, lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. Luis Enrique André Rosa da Silva, noto come Luis Enrique, è nato a Petrópolis il 2 gennaio del 2001. È un calciatore brasiliano, attaccante del Fluminense. Da sempre nel vivaio del club carioca, in campo Luis Enrique mostra una grande personalità e non ha paura di entrare in campo, come dice lui stesso, indossando la maglia del Fluminense. Fuori dal campo si sta ancora abituando alla routine da professionista. Il timido ventenne si ricorda ancora di quando doveva fare 40 minuti ogni giorno da Petrópolis a Sherem per allenarsi all'Accademia del Tricolore e quanto sia stato importante il suo manager Johnny Max, che considera un secondo padre, per il suo sviluppo e per farlo arrivare al FLU all'età di 11 anni. Ha sempre avuto un grande talento per il calcio e ha stupito fin da subito la nuova società per la facilità nel segnare. Vede bene la porta, ma è sulla fascia che dà spettacolo, con rapidità e un ottimo controllo del pallone. E nelle categorie di base, anche il suo fisico, più forte rispetto alla maggior parte dei ragazzi, lo ha aiutato a distinguersi dalla massa. Infatti, brucia i tempi e il 13 agosto 2020 esordisce in Serie A, in un incontro pareggiato 1-1 contro il Palmeiras. Luis Enrique è già considerato uno dei grandi talenti del Brasile, sia a livello di club che anche della nazionale, visto che ha già disputato la sua prima partita contro la Bolivia Under 20. Infatti il Fluminense l'anno scorso, di fretta e furia, ha rinnovato il suo contratto fino al settembre del 2025, visto l'assalto di tante squadre, sia sudamericane che europee, che cercavano di prenderlo a poco o attendendo, aspettando di prenderlo a parametro zero, soprattutto le squadre portoghesi come il Porto e il Benfica. Può giocare come esterno d'attacco oppure come punta centrale. Fa ottimi movimenti per smarcarsi e creare la profondità. Con un fisico asciutto ma potente, spinge e lotta con la difesa avversaria, con i suoi 182 cm di altezza. Ha un ottimo colpo di testa, è una sua caratteristica fondamentale, e anche un buon tiro mancino dalla media distanza. Ha disputato 10 partite in Serie A brasiliana, 7 partite in Coppa Libertadores, 4 partite nella Coppa Guanabara e 2 partite in Coppa do Brasil da professionista. Da questo si nota la sua pochissima esperienza da professionista e l'impatto in Serie A per un ragazzo così, con poca esperienza, potrebbe essere molto molto difficile. Ha molto talento e corsa, ma è ora
una grossa scommessa per giocare fin da subito da protagonista in A. Potrebbe invece essere un ottimo investimento in prospettiva. Potrebbe regalare un'ottima plusvalenza sia al Bologna che alla Sampdoria e chissà anche stupire diventando il nuovo bomber della Serie A. Ma diciamoci la verità, ci sono poche probabilità che ciò accada. E tu, che ne pensi di Luis Enrique? Può far bene in Serie A? È il giocatore giusto per il Bologna e Sampdoria? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto su quello che pensi del calciatore e iscriviti al canale per altri video come questo e non solo. Ciao ciao!